messa in 2 ore, un Gesù bambino che nasce già alle 18, 25 minuti dopo il tramonto, è già notte per la cristianità. E neanche il tempo di finire una funzione, ecco che alle 19 ne nasce un altro. È il Natale, al tempo del coronavirus, delle restrizioni, del coprifuoco e in tutta la Toscana. Poco prima o poco dopo la cena, è già Natale. La porta che si apre nel cuore delle persone, un Gesù che viene proprio per dirci di non aver paura, per infonderci coraggio che l'uomo viene divinizzato, l'uomo diventa più simile a Dio perché si apre a Dio e si apre a fratelli. Buonasera. Che effetto le fa andare alla messa a quest'ora? Sì, di Natale? Gesù nasce prima, mi dispiace, però effetto emozionale. Basta essere cristiani poi. Tante le persone venute alla messa, alcune di loro non ci venivano da tempo e all'autocertificazione. Preferiscono il buon senso. Se ci volesse anche la tua certificazione per andare alla messa, allora siamo finiti. Ci vuole. Almeno la messa di Natale, va bene, lasciatecela fare. Ah, io se mi fermano allora non ho portato niente. Una tua certificazione, cosa c'ha? No, ce l'ho. Perché io sto qui. Ci vuole la responsabilità, non è questione di autocertificazione. Le persone devono essere responsabili di quello che fanno. Buon Natale. Anzi, un buon Natale a tutti voi e che sia veramente sereno, portatrice di felicità e di armonia e soprattutto di tanta fraternità.